Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. In un unico ambiente. 800? Tutto compreso. Qua non ci sono, cioè il letto, questo si dovrebbe portare un divano letto, insomma quello che è. Monolocali di 30 metri quadri con bagni ciechi o non arredati a quasi 1000 euro. Seminterrati, affittati a peso d'oro. Siamo a Roma, primavera 2023, l'annus horribilis degli affitti. E salve, e se io sto cercando un mono o bilocale qui a San Lorenzo? Non abbiamo affitti in questo momento. Ah, non ci sono proprio affitti. No. Vanno via come il pane qua. Gli affitti proprio. Cosa abbiamo cos'era? Soltanto uno, via dei Campani, sta 1100 al mese. Poche case, prezzi folli. Sono aumentati parecchio. Tra i 50 e i 100 euro sono aumentati sicuro. Uno qui un seminterrato, ma è durato una settimana, non locale, una settimana. Seminterrato. Qui siamo in Prati, questo è un appartamento di 27 metri quadri, con un armadio che si trasforma in cucina. Pronto? È pronto, buongiorno, chiamavo per l'appartamento a via Fabio Massimo. È ancora disponibile? Sì, mi dica. 950 euro al mese? Circa più o meno la camera, quanto è grande? 20 metri quadri. Avevo visto un bilocale a via Cernaia. E... sì, 980. Scatti 40. Dopo un intero pomeriggio passato a guardare annunci su siti e gruppi social, con grande fatica riusciamo a prendere degli appuntamenti. Ma quello che ci propongono ci lascia a dir poco perplessi. Stiamo parlando quindi di 750. 55 euro di condominio. Due mensilità di deposito opzionale al giorno del contratto, due mesi entranti, 10% del canone annuo all'agenzia. Perfino l'agente immobiliare è scettico su quel prezzo. Anche per un monolocale è abbastanza alto, però. Stessa storia anche per le stanze. 650 per il canone, poi 50 per la manutenzione degli elettrodomestici, perché lei capisce, si rompe, so io, se te e quell'altro. E poi c'è luce, gas, internet, riscaldamento e condominio. E le utenze a consumo che stanno arrivando molto alte. Anche qui una stanza singola, 700 euro al mese, in un piano seminterrato. E quando finalmente, districandoci tra i vari annunci, riusciamo a trovare qualcosa di decente, arriva la doccia fredda. Qui stiamo parlando di 1000 euro. Sì. E invece le spese condominiali.